L'attualità è tantissima, perché uno che la Costituzione l'ha vista nascere prima, durante e dopo, l'ha pensata, in parte costruita e in parte criticata e in parte impegnatosi per attuarla, dobbiamo studiarlo e capire. L'eredità che ci lascia è questa, che la Costituzione è una cosa seria, non è immutabile, non è perfetta e assoluta, si può criticare e si può anche cambiare. Questo è un messaggio che noi ci siamo dimenticati. E lui poi fa una critica che io da storico devo dire è luminosa. Il fascismo è andato in Italia perché i governi erano troppo deboli, e questo primato italiano che ci portiamo dietro sia nello Stato monarchico liberale o lo Statuto Albertino sia con la Costituzione del 48 è una cosa che ci ha penalizzato tantissimo, ci ha fatto anche maturare uno spirito democratico, però ci ha penalizzato, perché la stabilità dei governi, il ricambio delle classi dirigenti, la legittimità del ricambio e sapere poi che c'è un cardine che è rappresentativo della volontà del popolo, che è il governo, non un governo dittatoriale, ma un governo eletto, è una garanzia che tutti hanno, ce l'hanno i tedeschi, ce l'hanno gli inglesi, ce l'hanno i francesi. Perché un grande paese come l'Italia non deve averla? Purtroppo sono tanti anni che ci si prova, si è modificato tante volte la Costituzione, ma mai e nemmeno questa volta nei punti cruciali, e si cerca di aumentare la governabilità con espedienti. Probabilmente bisogna prendere, come si dice, il toro per le corna, un giorno potrà accadere, e questo lo possiamo fare anche con l'ispirazione di Calamandrei, perché lui gli aspetti critici non l'ha mai sottaciuto. E questo è il messaggio vero. Diciamo ciò che per noi, per lo studio, per la consapevolezza, è un pezzo di verità. E non una faccia sola, ma tutta la verità, che uno riesce a capire. E lui di verità ne aveva da dire. E quindi ci lascia un messaggio molto positivo sull'importanza della Costituzione, ma anche un messaggio di pragmatico, empirico, di cambiare ciò che è necessario cambiare.